Ti darò, diciamo, un vademecum, un saluto anche a Wormhole. Si parla di narcisisti, ovviamente, non rispondo alle domande e cerchiamo di capire come il narcisista vuole rovinare la tua vita, come il narcisista vuole distruggere la tua vita. È importante rendersene conto. Ci sono quattro strategie fondamentali che il narcisista utilizza. E andrò un po' a specificare più in dettaglio in modo tale che possiate rendervene conto. La prima è l'effetto, diciamo, condizionamento operante. Come ti condiziona il narcisista? Il narcisista ti condiziona semplicemente, come abbiamo detto, tante volte, dando e togliendo, dando e togliendo, dando e togliendo. E parte dandoti qualcosa, no? Perché il narcisista parte facendo love bombing, ma poi te lo toglie e poi magari te lo ridà e poi sparisce. Quindi utilizza tutta una serie di strategie, tutta una serie di situazioni che metti in atto che ti confondono completamente. Quindi questo genera, come ho detto, una dissonanza cognitiva. È la dissonanza cognitiva perché tu non riesci a capire e allora inizi a cambiare il tuo modo di fare, inizi a cambiare le tue convinzioni, cerchi di sapere trovare una scusante. Quindi se tu giustifichi il comportamento del narcisista, alla fine non giustifichi più te. La dissonanza cognitiva è un meccanismo per cui se uno fa una cosa che va in una direzione, la sua mente si adegua. Ad esempio, se uno fuma, per dire, fa l'azione di fumare, la mente si adeguerà a quell'azione, cambierà le convinzioni, dirà, vabbè, ma dai, fumare, tanto c'è tanto inquinamento, cosa vuoi che faccia una sigaretta più, una sigaretta in meno? Cioè la mente si adegua al comportamento. Quindi se tu non prendi atto che devi mandare a fanculo il narcisista in tempo zero, ma continui a dargli credito, continui a stargli dietro, è ovvio che il narcisista, lui ti manderà, come dire, in tilt attraverso il meccanismo della dissonanza cognitiva e tu ce l'avrai in quel posto, te ne mette 25 centimetri che neanche Rocco Siffredi è in grado di farlo. Quindi questo è il punto fondamentale. Poi di fatto ti lascia dei grossi dubbi, amplifica i tuoi dubbi, amplifica i tuoi turbamenti, perché il narcisista sa esattamente quali sono i tuoi turbamenti e li amplifica. Li amplifica tantissimo, lasciandoti dei dubbi, no? Su quali tu proietti. Cioè, il narcisista ti lascia sempre il dubbio che un giorno potrebbe amarti, ti lascia sempre il dubbio che un giorno potrebbe renderti felice, e tu continui a cascarci. Perché? Perché sei una capra. Sei una capra che non ha, nessun amore per se stesso, perché nel momento in cui una persona avesse l'amore, un minimo di amore per se stesso, un minimo di autostima, non resterebbe agganciati ai narcisisti. Infatti, ai narcisisti restano agganciate tutte le persone che hanno una bassa autostima, che non hanno una grande autostima. Ecco, quindi queste sono un po' le caratteristiche, no? Poi il narcisista, ti genera il dubbio, ma mi ama o mi odia? Ma vuole stare con me o non vuole stare con me? Ti fa fare le montagne russe emozionali, no? Ti fa vivere il love bombing e poi ti fa vivere la merda. La merda te la fa vivere semplicemente togliendoti il love bombing, però tu inizi a diventare veramente dipendente, no? Quando c'è un effetto condizionamento operante, quando c'è anche il fatto che ti semina dubbi. Il semina dubbi è la tecnica del tarlo, no? Ti genera un tarlo nella testa per cui tu non sai più se quello che dice è vero. In più, un'altra strategia che utilizza, che abbiamo sempre visto, è quella di farti passare per pazza. E utilizza anche delle insalate di parole, no? Quelli bravi sanno utilizzare delle insalate di parole, dicono frasi senza senso sui quali tu proietti. Ovviamente il narcisista non è mai monogamo, ha sempre più di una donna o uomo, ha sempre un harem, quindi tu sarai anche cornuta oltretutto, ma no, tutte quelle che stanno con un narcisista devono mettere in testa che sono cornute, ma tra virgolette loro se ne fregano da un certo punto di vista, perché pensano di essere, diciamo, felici comunque, di riuscire un giorno a conquistarlo. E utilizzano proprio fiumi di parole, insalate di parole. Il narcisista,
è abile nell'utilizzare, diciamo, anche le strategie della comunicazione di Milton Erickson, lo fa naturalmente. Poi una strategia che utilizza è che ti proietta su di te, quindi se il narcisista è geloso è perché ti fa le corna, se il narcisista come dire, ti dice un difetto è perché ce l'ha lui, se dice che sei grassa è perché lui si sente grasso, se ti dice che sei cos'ha è perché lui è così o cos'ha. Quindi questo è il concetto di fondo, no? Quindi, e le corna sono sicuramente la disgrazia minore nel rapporto con i narcisisti, perché il narcisista cerca di fregarti anche economicamente, i narcisisti cercano anche di spillarti soldi, quindi è molto importante evitare di farsi fregare dai narcisisti, perché alle volte recitano la scena madre, no? Mi è capitato questo nella vita, mi è capitato quello, avrei bisogno di questo, avrei bisogno di quello, no? Quindi il narcisista utilizza anche cerca in alcuni casi, soprattutto quelli covert, di far passare perché poverino, mi capita sempre tutto a me. E poi aggiunge dei comportamenti per destabilizzarti, cioè utilizza il gaslighting, cioè esagera delle cose, cerca di ridicolizzarti, cerca di svergognarti, cerca di sminuirti, cerca di umiliarti. Tutto questo per destabilizzarti, per destabilizzare la tua sfera logico-razionale. È evidente che se tu agisci in questo modo e ti comporti in questo modo, cioè inizi a giustificarlo, inizi a pensarci. Con i narcisisti non bisogna pensare, ma bisogna agire, cioè mandarli a fanculo. Quella è l'unica strada, ma farlo di cuore. Contemporaneamente devi somministrarti delle emozioni, devi soltanto somministrarti delle emozioni, perché se tu ti somministri delle emozioni, crea un'alleanza, una nuova ed eterna alleanza tra te e la tua parte emotiva, e questa nuova ed eterna alleanza tra te e la tua parte emotiva ti consentirà di non essere più schiavizzata, diciamo così, ti consentirà di uscire fuori, perché quando la parte emotiva capisce che tu gli stai dando emozioni, che tu gli stai dando tensioni, non va più a prendersi il cibo avvelenato dal narcisista, ma questo è un dato di fatto. Quindi l'unico modo è essere felice, l'unico modo è sputtanare il narcisista, se riesci a sputtanarlo, sputtanalo, se riesci a, come dire, ad allontanarti da subito, devi allontanarti, e queste sono le uniche armi vincenti che puoi avere nei confronti di un narcisista. Quindi impara ad utilizzarle, perché vedrai che le cose andranno veramente meglio. Ma non cascare nella tela del ragno, non cascare nella morsa del ragno, perché se caschi lì dentro poi è veramente difficile riuscire a venirne fuori, diventa veramente difficile. Ecco, se agisci in questo modo avrai la possibilità di levartelo dai maroni anche abbastanza facilmente. Bene, mi raccomando, seguimi anche su tutti i miei canali YouTube, su tutti gli altri canali YouTube, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, ovviamente su TikTok e su tutti i canali YouTube, mi raccomando.